da qualche parte, come dire, l'elemento critico che si solleva è l'attenzione che rispetto appunto alla popolazione occupata è ridotta nei confronti invece della popolazione in cerca di occupazione o che viene collocata anche per lunghi periodi diciamo quella che chiamiamo così tanto per intenderci cassa integrazione, comunque con gli strumenti per sostenerli anche in periodi di inattività. Ecco, questa è una condizione di questo genere, come si può collegare invece all'idea che vogliamo e vorremmo, e siamo convinti che la CGIL sostiene assieme a noi, che sia vantaggioso investire in inserimenti lavorativi anche per le persone svantaggiate, anche in un periodo di crisi economica. Buonasera innanzitutto, allora una premessa credo che sia doverosa, appare scontata, però secondo me da lì si parte. L'analisi di contesto è quella che si è già accennata. Questa iniziativa, questa manifestazione si tiene a Modena, che fino ad alcuni anni fa era uno dei territori dove il livello di disoccupazione era tra i più bassi d'Italia. Vivo a Modena da più di 20 anni e ricordo quando a Modena si parlava di disoccupazione fisiologica, cioè per indicare un tasso talmente basso che si diceva così: non lavora soltanto chi non vuole lavorare. Dal 2008 è cambiato tanto, non è cambiato qualcosa. E se sto alloggi, cassa integrazione. E noi monitoriamo mese per mese quello che accade sull'occupazione modenese. Da gennaio a settembre di quest'anno l'INPS in provincia di Modena ha autorizzato qualcosa come 13 milioni di ore di cassa integrazione, che si sommano a svariati milioni che già gli anni precedenti erano stati autorizzati. Tradotto vuol dire persone che stanno a casa per lunghissimo tempo o che se lavorano, lavorano in modo intermittente. La disoccupazione fisiologica è un lontano ricordo, nel senso che oggi abbiamo un tasso di disoccupazione a Modena che è praticamente identico a quello che c'è a livello nazionale, sia sui disoccupati, sia sugli attivi 15-64 anni che sui giovani, sulle persone più giovani. Siamo attorno al 9%, di questo ragioniamo. E sono numeri, come dire, freddi che però servono a capire in quanta acqua stiamo. Che ci parlano di una difficoltà oggettiva da parte delle aziende del territorio, dove vicende come quella di Tetra Pak sono purtroppo fortemente circoscritte, nel senso che la realtà alla quale stiamo assistendo oggi è una realtà di non di tutela, non di salvaguardia dei posti di lavoro, nonostante gli sforzi pesantissimi che facciamo, ma un processo meno pesante che non in altre realtà probabilmente, ma un processo che invece è di espulsione di lavoratori dal mercato del lavoro. Questo è quanto sta accadendo. In questo evidentemente le persone, i lavoratori, le situazioni di fragilità maggiore sono quelli che maggiormente risentono evidentemente. Ci sono due temi, adesso se ho tempo provo a declinarli adesso, se no se abbiamo modo provo a dirli in un secondo intervento. C'è un segmento che riguarda il privato, dove comunque insomma, credo che sia oggettivo il riscontro che gli interventi sono fortemente limitati, non sono tante le Tetra Pak che al loro interno hanno dei lavoratori con situazioni di svantaggio, psichico o meno, a lavorare. Mentre invece molto più importante e molto più attivo è il ruolo della cooperazione sociale, del privato sociale, che però risente di un tema. Il privato sociale molto spesso lavora su input, su appalti che vengono dal pubblico, dalle amministrazioni, dove si sconta pesantemente la riduzione di risorse che i comuni piuttosto che le varie amministrazioni hanno a disposizione. Allora, è evidente che nessuno contesta, come dire, il ragionamento, la teoria che a ogni svantaggio deve essere dato spazio. Il tema è però trovare delle azioni di sistema che fanno sì che quello che rischia di essere un teorema trovi poi un'applicazione reale, un'applicazione concreta. Oggi, ripeto, l'analisi del contesto è quella che dicevo poco fa e rende tutto estremamente complicato, molto più fragile, molto più complicato. Facciamo un secondo giro? Certo. Allora, mi fermo qua perché non vorrei magari togliere spazio, perché
secondo me può essere utile fare un aggiornamento anche su quello che sta accadendo alla rete che dovrebbe sostenere le disabilità, gli svantaggi. La dico per titoli, in queste ore stiamo assistendo al dibattito su quella che sarà la legge di stabilità, la legge finanziaria. Adesso io mi sono appuntato alcuni numeri che però secondo me ci dicono delle cose rispetto al tema di cui ci stiamo occupando. 1 miliardo in meno di spesa per le regioni per il prossimo anno. E il blocco dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, l'impossibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato, credo che quindi sono tutte cose che vanno a incidere sulla carne viva di chi vive le situazioni di disagio, sulle famiglie evidentemente, perché se viene meno la rete pubblica che sostiene questo tipo di situazioni, o comunque se si indebolisce la rete pubblica, si indebolisce quindi tutto il sistema, si indebolisce tutto il meccanismo. Faccio qui un esempio che ho fatto in un incontro preliminare che abbiamo avuto alcune settimane fa. Qualche volta una persona adulta con un disagio psichico ha un precedente per cui è stato un ragazzino con un disagio psichico e ha frequentato la scuola dell'obbligo piuttosto che la scuola superiore. Nelle scuole molto spesso queste persone, questi ragazzi sono accompagnati da tutor, sono accompagnati da educatori. Noi stiamo assistendo per esempio in questi periodi a un taglio delle ore a disposizione degli educatori, dei tutor, per cui siamo arrivati al paradosso che una qualche mamma qualche settimana fa all'inizio della scuola denuncia, poi il fatto è stato risolto, ma ricordo l'episodio di una mamma che a Modena denunciava il fatto che il figlio disabile rischiava di rimanere lunghe ore in compagnia del bidello. Allora, come dire, o è o non è, se c'è un intervento deve essere un intervento totalizzante che deve partire sin dalla, come dire, dall'infanzia, mi viene da dire, deve continuare fino all'età adulta, ma deve essere un intervento che deve essere supportato. E è difficile immaginare un sistema di supporto in un'ottica di riduzione anche della spesa pubblica a sostegno di questo tipo di iniziative. Cito ancora un numero, legge di stabilità ci dicono che viene, adesso c'entra marginalmente con questo argomento, che viene ripristinato il fondo per la non autosufficienza. Andiamo a guardare i numeri, sulla non autosufficienza ci sono 250 milioni di euro previsti, soltanto per la cura della SLA ne occorrerebbero 280. Ecco, di questo stiamo ragionando, se non teniamo conto di questo diventa poi difficile ragionare di qualunque altra cosa e di qualunque altro intervento. Bene, questi sono dati assolutamente concreti sui quali occorre. Quali sono le ipotesi che il più grosso sindacato dei lavoratori formula sulle tematiche che ci siamo, sulle quali abbiamo dedicato attenzione, e in particolare su questo cosiddetto paradosso dei vasi comunicanti che invece non comunicano tra loro, tra sanità, sociale, in termini di budget, poi in termini di persone di operatività comunicano, ma in termini di budget, per cui c'è quasi questo, dice vabbè, passa la palla all'altro, oppure quelle affermazioni terribili per cui dice vabbè, hai il riconoscimento dell'invalidità, hai il 100%, adesso che vuoi anche lavorare, cioè diventa incredibile. Quali sono le ipotesi che potrebbero essere formulate? Allora, noi da un po' meno di un anno abbiamo lanciato una proposta, l'abbiamo fatto a livello nazionale, ma stiamo tentando di declinarla anche a livello territoriale. E non farò un'assemblea sindacale, anche qui mi limito ai titoli. Noi però pensiamo che, visto quindi quello che sta diventando il paese, e il fatto che ci si trovi in una situazione che dal punto di vista economico non è poi probabilmente così diversa, mi viene in mente all'immediato secondo dopoguerra, siamo convinti che ci sia bisogno in questo paese di ragionare di un piano per il lavoro massiccio che parla a tutti, a tutta la cittadinanza, quindi senza stare a fare differenze tra disagio, mica disagio, un piano per il lavoro che mette in moto risorse pubbliche e anche private e che possa creare occupazione. Questo però, per fare questo però vuol dire provare a uscire dalle logiche che sono quelle che dicevo prima, provare a uscire dai vincoli di bilancio o a capire che invece delle risorse destinate diversamente non sono delle spese ma sono degli investimenti, no? Come si diceva prima.
scusatemi se faccio il sindacalista, ma non posso fare a meno di pensare che nel pubblico impiego per l'ottavo anno consecutivo, e tra voi immagino che ci siano dei dipendenti pubblici, per l'ottavo anno consecutivo c'è il blocco degli aumenti, c'è il blocco degli stipendi. Allora, una cosa di questo tipo, quindi non, poi ci si mette comunque la professionalità, ma non incentiva più di tanto, di fatto quindi crea disvalore. Allora, l'operazione sulla quale ragioniamo è un piano di investimenti che sia pubblico ma sia anche privato. Vuol dire andare a reperire risorse nuove, andare a reperire risorse che messe in moto possono creare occupazione, torno a dire occupazione per tutti. Posso citare un qualche esempio. L'Appennino modenese è un Appennino che quindi è un territorio che sta franando sotto i piedi. A causa di interventi che nel tempo non sono stati fatti. Allora, mettere a sistema risorse per fare la manutenzione del territorio vuol dire che su quel territorio lì, che ha quelle determinate caratteristiche, probabilmente crei posti di lavoro nuovi, e sono posti di lavoro che parlano a tutti, all'ingegnere che deve fare la progettazione dell'intervento, ma anche ai lavoratori che dovranno fare invece la manutenzione un po' più ordinaria, cioè mettendo in moto, torno a dire, un sistema che possa coinvolgere strati diversi e diversificati di popolazione e di abilità, la dico anche così. Questo quindi è una proposta che noi stiamo presentando su Modena. Noi pensiamo a questo. Su Modena pensiamo per esempio che quanto è accaduto un anno e mezzo fa a pochi chilometri da qui possa e debba diventare per esempio un'occasione, un'opportunità per ripensare il lavoro, no? Il terremoto, come dire, è un qualcosa che in qualche modo stiamo superando, ma che apre delle possibilità. Sono arrivate delle risorse, spiace pensare che buona parte di quelle risorse per esempio sono rimaste inutilizzate. Sono risorse che riguardano la formazione, sono risorse che riguardano tutta una serie di altri settori. Anche qui le azioni di sistema servono a capire come e far fruttare le disponibilità che ci sono. Quella poteva essere un'opportunità che rischiamo di sprecare, rischiamo che vada perduta.